E siamo ritornati qui in compagnia di Chiara e Vanessa a MasterChef. Allora, ho tolto la zucca dal fuoco e andrò a frullarla con il frullatore ad immersione. Pronto signora, la sentiamo, buonasera. Pronto, buonasera. Ciao Simona, Francesca sono, da Ionavi, ciao. Buonasera. Ti ricordi, sì? Vagamente, Francesca, prego, scusami, sai, ma siamo tanti. La provincia di Vico Valentia. Sì, ciao Francesca, bentornata. Ciao, ciao, stiamo preparando dei primi, hai visto? Sì, sì, sto chiedendo proprio accese adesso perché sono stata prima impegnata. Cosa stai facendo al ciarritotto? Allora, stiamo preparando una lasagna con zucca e ragù di salsiccia. Ok, e ricordi poi lo faccio sempre con i gamberetti. E gli asparagi? Gamberetti e asparagi, signora? Gamberetti, sì, quelli sì, lo faccio sempre, sì. Mi interessava la lasagna, ma non la guardo bene, perché quella non l'ho mai fatta. Potrebbe essere di suo gradimento? Come? Potrebbe essere di suo gradimento? Sì, 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 ma come cucina mi piace tutta, sì. Questa la voglio fare, infatti ti seguirò con molta attenzione. Mi fa piacere, grazie. Perfetto. Sì, siete bravissime entrambe. Grazie. Posso fare una cosa a Simona, se possibile? Prego, prego. Siete fuori, sono tra i miei tipi che mi stanno facendo impazzire, Gabriele sì. E Samuele che ti stanno vedendo. Gabriele e Samuele, un'eccezione per questi due piccoli bambini. Ciao, ciao, Francesca, grazie a te. Grazie, Simona mia, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera, signora. Buonasera. Allora, ho frullato la zucca e sono andata ad aggiungerla alla salsa besciamella, come dicevo prima. Andrò a frullare il resto e lo aggiungerò anche e andremo, siamo pronti per comporre la lasagna che andremo a mettere in forno a 180 gradi per 15 minuti circa. Allora. Allora Simona, il nostro olio che ha messo Chiara, andiamo ad aggiungere la cipolla tritata, sì. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Rosa da Catanzaro. Buonasera, buonasera. Rosa. Buonasera. Ecco, volevo fare i complimenti a tutti e due ragazze, è la prima volta che le vedo. Ah, buonasera, sono grazie. Sono brave, vista la giovane età, in cucina è raro vedere delle ragazze di questi tempi. Grazie. E... Prego? Grazie, dico, grazie. Oh, non ringraziato. Era grazie, quello che stavamo appunto... facendo le voci notare le vostre. Sì, parlate un po' più forte. È stata una bella idea quella di proporre un piatto nuovo, perché in genere i catanzaresi sono abituati a fare tutte le stesse pietanze tradizionali, quindi è un'idea nuova. Era appunto questo che stavamo dicendo, proprio sì. Questo, che non sono abituati a vedere dei piatti diversi, ma esatto. È sempre... Infatti ho sentito la telefonata della signora che diceva che voleva una lasagna sempre la solita, poi alla fine stanca, insomma, alla fine. Certo. Va bene, niente, bene, Rosa. Attentamente soprattutto per le crepe che farete, quindi siccome sono appassionata anch'io di cucina, una volta ho fatto le lasagne con la zucca, però la ricetta che seguivo io prevedeva le fette di zucca come? Da prevedeva? Fare cuocere nel forno. Prevedeva? Le fette di zucca, cioè la zucca fatta a fette e messa nel forno per arrostirla. No, per asciugare l'acqua, invece in questo modo è anche più veloce. Intanto poi spieghiamo tutti i procedimenti, cara Vanessa. Grazie, certo. Rosa, grazie per i tuoi suggerimenti e grazie per i complimenti a queste ragazze che grazie. Hanno bisogno ed è giusto. Brava, grazie certo, Rosa. Sono giovanissime. Bravissime. Grazie. Ciao Rosa, grazie. Allora, sono andata a mettere nella pirofila uno strato di besciamella che ho aggiunto la zucca, la crema di zucca che abbiamo frullato. Vado a ricoprire. Sono pronto? Sì, e metto pronto, un attimo. La salsiccia, una spolverata di parmigiano e continuiamo con lo stesso procedimento fino a coprire. Signora dovrebbe abbassare però il volume del televisore. Con sì, chi... sì, è vero, sì. È vero, sì. Ecco, mi sono allontanata. Buonasera. Senta, sì. Volevo sapere se la sfoglia è quella precotta o... Allora signora, io sto utilizzando della pasta fresca, non l'ho fatta qua ma ho fatto tante volte della pasta fresca
per i tempi che abbiamo, però può sì. prendere anche la sfoglia secca, però io non, sì. non la sbollento mai, la metto a crudo e la faccio consumare in forno. Ecco, e mettiamo più magari condimento, più besciamella? Sì, ne mettiamo di più, magari la facciamo un po' più liquida. Va bene, grazie, complimenti. Grazie, grazie. Buonasera. A lei signora, buonasera. Continuo con lo stesso procedimento. Grazie. Pronto? La sfoglia, salsa besciamella con crema di zucca. Ricopro per bene e metto la salsiccia. Alla fine chiudo con della besciamella una spolverata di parmigiano e vado ad infornare. Ok, la nostra cipolla sta andando, adesso gli aggiungiamo il riso. Vado avanti. Ancora con un altro strato. Io intanto vi ricordo che sul canale 21 del digitale terrestre a Cosenza è visibile Telespazio TV. Oh, questa è un'altra bella notizia. Basta semplicemente risintonizzare il vostro decoder sul canale 21, apparirà Telespazio TV. Abbiamo aggiunto il nostro riso. Lo faccio rendere un po' sul fuoco e dopo lo tostiamo. Lo tostiamo e poi andiamo ad aggiungere un po' di brodo che abbiamo fatto prima. Chissà se c'è qualche amico di Cosenza che magari prova a risintonizzare il decoder e chissà, magari potrà dirci come ci vede sul canale 21, perché no? Io vado avanti, ho quasi finito, metto tutta la farcia all'interno. Tutta? Pronto? No, ne lascio giusto due. Ecco, lasciane un po', pronto. Copro, andrò a coprire Simona, con la besciamella. Sera, scusi signora, un attimo, quasi finito, eh? Allora, metto la besciamella, del parmigiano e vado ad infornare. Sì, Stella, buonasera. Buonasera. Buonasera, ragazze. Cara Stella, tu sei proprio da Cosenza, se non sbaglio, vero? Sì. Hai il decoder? Provincia, ah, Simona. Ah, ecco. Hai il decoder? Sì, sì, sì. Quindi sono attrezzata. Quindi magari se provi a risintonizzare, poi magari ci farai sapere se... se ci vedi oppure no. Prego Stella. Sì Simona, il problema è il nostro canale si vede, non si vede più da circa una settimana, forse pure più. Ho fatto la ricerca canali ma non riusciamo più a prenderlo. Telespazio TV Studio 3, chissà se mi comunicano se sul decoder sul canale 21 è visibile, non lo so, fra poco te lo farò sapere. Stella, prego. Niente, volevo chiedere a queste ragazze il ragù di salsiccia come l'hanno fatto, perché ho seguito così così. Sei stata disattenta, Ho dovuto preparare la cena ai bambini, quindi mi sono un pochino persa qualche passaggio. E allora sei giustificata per i bambini, prego ragazze. Allora signora, abbiamo messo in una padella la nostra salsiccia e l'abbiamo lasciata andare. Quando era cotta, ma non troppo, l'abbiamo aggiunto ai pomodorini, l'abbiamo lasciato andare finché non usciva un brodo. Poi l'abbiamo fatto ripassare e abbiamo farcito la nostra lasagna. Un attimo, ma signora. Ma quei pomodorini che somigliano ciliegino. Sì, 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 signora. Scusate un attimo, vado ad infornare? Infornare a quanti gradi e per quanto 180 tempo? 180 per diciamo 15 minuti circa, perché deve solo rosolare, perché appunto la nostra salsa era calda e la sfoglia all'interno, essendo pasta fresca, non ha bisogno di tanta cottura rispetto a quella secca. Perfetto. Va bene, grazie Simona. Cara Stella, grazie a te. Vi lascio lavorare. Cara Stella, grazie mille per averci Niente, chiamato. Figure. Ciao. Allora, cara Stella, Simona, grazie. Adesso riaggiungiamo il brodo. E lasciamo consumare. E a mano, quando si asciuga il riso, andiamo ad aggiungere un altro po' di brodo. Ah, dimenticavo. Saliamo leggermente il riso al momento della tostatura. E poi aggiungiamo del sale anche dopo. Ciao, buonasera. 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 Se vede, sono di Cosenza, si vede benissimo. Brava signora, ma con il decoder? Con il decoder, sì. Con il decoder? Canale 21, brava signora, grazie. Sì, molti complimenti alle ragazze. Grazie signora. Grazie. A lei, grazie per avercelo comunicato, buona signora. Pasqua. Altrettanto, grazie, arrivederci. Anche a lei, salve. Allora, spegniamo il brodo che ha tolto le sue sostanze
Intanto Vanessa, io finisco, completo il riso, intanto Vanessa andrà a tagliare i pomodorini dopo averli lavati a cubetti, che ci serviranno dopo per preparare i cannelloni alle melanzane.